faccio io, no? No, se esci tu e sporchi io. Beh, esci pure te, guarda, no. Voglio fare la triscia. Si va meglio, eh. Non la sai usare questa? Absolutely not. Ancora con l'inglese? Beh, se oggi va così, mi piacciono gli inglesi. Uno fra tutti? David Bowie. Meglio Sean Connery. Sì, sì, certo. Peccato che è scozzese. Quello è buono comunque. Accidenti, il giorno che ci siamo fatti prestare la macchina e abbiamo avuto l'incidente. Chi si è fatto prestare la macchina? Tu. Sì, ma chi guidava? Guidavi tu. Paolina, guidavi tu. Ma no, guidavi tu. Paolina, pensaci bene. Guidavo io? Ma sì. Ma se non ho mai guidato? Fatti una domanda e datti una risposta. Ma già guidavo io. Però non guido mai. Sì. È per questo che ho avuto l'incidente. Guidavo la macchina. Che grazie. Paolo e Paolina, Paolo Quattrini e Paolo Barale. Innanzitutto grazie, buonasera, una coppia formidabile. Buonasera, ciao Serena. Ciao, grazie a voi. Grazie, grazie, grazie perché ci eravamo viste collegate. Sono contenta Paola che hai mantenuto la promessa di venirci a trovare. Grazie a te. Sono contenta Paola che hai mantenuto la promessa di tornare con Paola. Certo. Non vedevamo l'ora, devo essere sincera. Ma che carina. Sì, davvero, grazie mille per questo invito. Sì, poi... Il nostro incontro è stato così piacevole che mi fa veramente piacere ritornare. Ma perché io sono una donna fortunata, quindi mi incontro sempre con persone belle. No, sei una splendida padrona di casa. Grazie, grazie care. Voi vi siete conosciute sul a teatro, se devi dire una bugia di La Grossa. Sì. E qualcosa, perché poi l'amicizia è anche un po' come l'amore, cioè qua arriva un momento in cui... tu capisci che quella persona c'è un feeling, c'è qualcosa che vi terrà unite. Cosa è stato per te, Ci Paola? Siamo incontrate, è stato come veramente un colpo di fulmine. Volevo dirlo io. La dimostrazione grazie. Vai, vai, vai. No, stavo dicendo anch'io la stessa cosa. A parte il fatto che io conoscevo la signora Quattrini come grande attrice teatrale, quindi sì, per me... per me era un onore comunque, è un onore poter lavorare con lei a teatro. E mi ha accolta molto bene, dandomi dei bellissimi consigli, insegnandomi un sacco di cose, e poi ho scoperto questa vena di pazzia che ci accomuna, perché Paolina è super... super energica, super attiva, super giovane, avanti, molto avanti, con una nonostante questi anni di differenza, veramente quando siamo insieme non li sentiamo. Io avevo sempre ammirato Paola perché mi piace lei, perché poi una persona perché ti deve anche la piacere. Il suo eclettismo, la sua... No, intanto mi piaceva Paola fisicamente, perché una persona ti deve piacere anche fisicamente. No? Anche tu dici una come... relazione di amicizia, tu sì, dici. Sì, e poi è un fatto chimico, tu dici anche come l'amore. L'amore è un po' diverso, trovo che l'amicizia è anche più importante a volte, perché l'amore a volte sei condizionato da un fatto di sessuale, no? Che c'hai un'attrazione. Noi non ci siamo ancora arrivati a questo. No, non siamo arrivati a questo. Però mai dire mai nella mai vita. Dire mai nella vita. Perché ce l'abbiamo certo. No, però abbiamo anche un po' gli stessi colori, no? Sì. Potremmo essere quasi parenti, no? Non credi? Cioè, ci sono... Madre e figlia? No. No. Infatti non l'ho detto. Non mi ci sento proprio. Infatti non l'ho detto. Però c'è il maternaggio esiste anche nelle relazioni di amicali, eh? C'è anche tra coetanei. C'è magari delle volte un'amica che ti fa un po' da mamma, no? Da maternage. Però qui mi sembra che voi due è più lei. Vedi? In che modo, Paola? Io ho detto finalmente ci sarà una persona che mi porta sulla retta via. In realtà lei invece è una che si lascia molto trasportare. Beh, ma io ricorderò sempre quando è venuta qui uno degli aneddoti più divertenti di tutte le interviste che ho fatto in tutti questi mesi, quando tagliò con le forbici la tappezzeria del marito. È una delle cose. Da poco. Lascio mio marito, gli taglio la tappezzeria. Ti è piaciuto anche quando ti ho detto che mi hanno regalato il leoncino, dai, questo sì, è... Sì, il leoncino, vabbè, quindi questo, insomma, ti rendi conto? Perché la vita è tutta un equilibrio sopra la follia, come dice Grande Vasco, giusto, certo. Paola? Ma che cos'è la follia, poi? Secondo te cos'è? Dimmelo tu. Ma, insomma, la follia dipende, inteso in senso buono, è la totale libertà. Interessante questo concetto. Questa l'ho vista, in realtà più che follia si riferiva alla pazzia. C'era un documentario, credo, proprio su questa rete un po' di anni fa, dove finiva con un primo piano di una donna che stava in cura in un
un centro specializzato per malattie così mentali, e finivano proprio su un suo piano americano e gli dicevano: Maria, ora non ricordo il nome, ma che cos'è secondo lei la pazzia? E lei ha fatto questa risata bellissima e poi dice: la totale libertà. E secondo me ha ragione. Beh, la sua immagine è sempre stata di donna libera, e dato che... Per questo ti è piaciuta? Mi è sempre piaciuta, quando, io sono condizionata dal fatto che avendo... Ma una che aveva leoncino, non lo no, so, 50 ma anni però, fa, secondo te non è libera? Una famiglia, nipoti, cose... Devo cercare di essere un pochino più... coi piedi per terra in alcune cose, però mi piacerebbe essere completamente libera come Qual lei. Qual è una cosa che vorreste fare insieme e che ancora non avete fatto? Ah, noi volevamo fare una striscia per la televisione. Sì, ma noi abbiamo grandi ambizioni. Sì. E magari tutto il bene del mondo. Sì, sì. Vi auguriamo tutto quello che volete. No, ma perché al di là di tutto, lei è molto brava, quindi c'è un equilibrio, no? Una molto brava, una molto meno. A me non arriva... Ti no. far compliments. No, ma perché è vero, perché la stimo molto e mi sento molto, molto fortunata. Molto carina questa cosa. E poi perché insieme veramente nascono degli aneddoti divertenti, e credo che in questo momento, anche abbastanza difficile, poi non voglio parlare di Covid e robe, no, però la gente ha bisogno anche di sorridere, ha bisogno anche di empatia, di vedere che non ci siamo sempre uno contro l'altro, anche due generazioni diverse a confronto. Perché poi sai, il teatro ti rende, no, non dico immortale, ma non ha età. Vero. Ti dà quella sensazione di... Io mi sento giovanissima. Io in palcoscenico sono hai detto: io in palcoscenico sono davvero felice. Me l'hai detto stamattina. Sì, sì, allora, ora vi vediamo Paola e poi Paolina. Paola, ballare, vediamo. Ballare? Oddio, sì. Paola, ballare. Vorrei stare qua, non ti so quando. Ti piace stare qua? Mi piace molto. Non puoi, devi andare via. Perché? No, ci sto io, poi ti racconto tutto, ma tu devi andare. Hai un appuntamento, non puoi dimenticartelo. Ma quando uno sta bene nella vita se ne deve andare. Dai. Adesso che avevo la compagnia dei ballerini, avevo questa... Guarda un po'. Arrivederci, me ne vado. Comando sì, comando no, comando mi città, comando pa, se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più sangue rotterà. Ehi! Ma guarda che ne onde, sopra le rotonde. Pippo Baudo e Raffaella Carrà. Hai visto? Insieme. Io ho avuto la grande fortuna di lavorare sempre con dei grandissimi personaggi. Mike, certo. Anch'io ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandi. Infatti non ho fatto scuola di recitazione perché i miei colleghi sono... Il più importante di tutti? Ma per me, io ho cominciato con Gianni Santuccio al Teatro Stabile di Torino, che mi ha insegnato anche a ridere, io stavo incantata. Come ha insegnato a ridere? Perché la risata si insegna? No, mi ha insegnato a ridere, io dicevo non so ridere, e io guardavo lui, che lui era un mago, un pazzesco, però Gianni Santuccio... Fammela una risata. No, adesso... Ma vedi, ma come fai? Ma con cioè, tutte... come si fa? No, ma con tutte le vocali le puoi fare. Scusa, Pippo. Jessica impara. Ma tu le sai fare con tutte le vocali? Ma non fare domande difficili. No, puoi farla con la A. Con la E. Io la amo. E vado avanti. Hai capito? E tu? Vai. No, adesso no, mi imbarazzo. Però la dire così adesso. No, però ti comunque dico... Comunque no, io la prima volta con Paola, che mi ha chiesto un consiglio, io l'ho guardata, mi ha detto, alle prove, e le ho detto, sì, certo, dice, mi potresti sentire la parte? Dico, sì, volentieri. Dico, ma mi dai le tue scarpe? Come? È andata a casa scalza. Ha voluto le scarpe in cambio di un piccolo consiglio. Abbiamo lo stesso numero. Ma un paio di anfibi leopardati, tra le altre cose. Sì. Cioè tu le hai... Sì.
ero innamorata delle sue scarpe. Sì. E lei molto carinamente ha detto tieni, certo. E io da quel momento pazza. Senti, di lei. Siccome no? dopo tra poco, quando finirà qua, andremo a provare per una cosa che stiamo facendo, uno spettacolo che stiamo facendo, che ti devo lasciare dopo i pantaloni. Ah, non si sa, sono già d'accordo con Marioletta Bidoni. Che... Senti, dammi un aneddoto, dai, uno ce l'avevi raccontato, quello dell'autostop, sì. Che era una cosa fenomenale, che tutti e due a fare l'autostop. Beh, le scarpe. Allora, te ne dico dammi uno. Un altro. Eravamo al festival di Borgio Verezzi, quello del ragazzo che faceva. Allora, eravamo al festival di Borgio Verezzi. Dovevo sapere se potevo raccontare questa cosa. Beh, ma più ti riguarda più. Sì, però tu c'eri anche tu poi dietro la finestra. Sì, vabbè, ne valeva la pena. Ne valeva la pena. Anzi, se vuoi venire a Borgio Verezzi il 14 luglio. Io vengo dove volete, io vi ecco, seguo. D'accordo. Anche le scarpe. Potresti fare parte del club. Comunque, affittiamo questa casa che era proprio sopra il palco e la mattina prima della prima. Paola mi raggiunge perché lei era nella fare una prova di per memoria. Fare una prova di memoria perché è molto carina, mi sta molto dietro. E io mi avvicino per andare in bagno e la finestra del bagno dava su un cortile interno, no? Mi giro e c'era un ragazzo anche molto bello che stava facendo la doccia nudo. Di schiena, aspetta. Guarda lei. Sì, guarda, ti sarebbe piaciuto tantissimo. Mi ha chiamato subito. Io, Paolina, vieni qua, vieni a vedere. Allora lei arriva e allora dovevi vedere me, Paolina, di nascosto. Beh, era molto interessante. Sì, abbiamo anche le foto, che non possiamo mostrare, però sì, ce le abbiamo. Ma si vedeva proprio il bagno tutto, no, ma la cosa, no. Ma la cosa, adesso non posso dire nome e cognome, no, perché poi ho poi ci deve tornare. Non ho capito, avete scattato le foto a questo signore? Non è che hanno fatto un servizio. No, un ragazzo molto giovane. Se poi l'abbiamo conosciuto questo ragazzo. Perché questo ragazzo era il proprietario della casa e suo padre affittava la casa agli attori che stavano lì. Allora io un giorno, il giorno dopo, il pomeriggio, l'ho visto. Io ho pensato che lei lo facesse, lui l'avesse fatto per No, per no, colpire. Secondo me no, è casa sua, la doccia fuori. Sì, è stata, fuori. Magari vabbè. Non sapeva che la casa era affittata, insomma. Per non fortuna, sapeva, per fortuna. Ma adesso avete dato abbastanza dati perché no, mi denunci. No, ma lo sa, perché io il pomeriggio gli ho detto, mi scusi, volevo farle una domanda. Ma lei ha un figlio per caso? Sì, perché? No, perché io ieri, con mia grande sorpresa, mi sono affacciata alla finestra. Si è autodenunciata, quindi. Sì, e lui, ho detto, potrebbe essere mio figlio. Allora gli ho detto, ma scusi, me lo chiama? E il papà mi ha chiamato il figlio. Quindi l'hai visto prima, si può solo dire, la mano desnuda e la mano vestita. E io gli ho detto, guarda, eri tu? E lui mi ha detto sì, io gli ho detto, guarda, ti chiedo scusa, ma io e Paolina ti abbiamo fatto una foto. Comunque posso solo dirti che lei ha prenotato la stessa casa. Certo. Per lo stesso periodo. Hai detto che Jessica, se io voglio prenotare questa casa, ma col figlio dentro. No, il figlio ci sta, per cui... Jessica, forse se dai il 14 luglio sarà super affollato, c'è un po' di distanziamento. Questo ragazzo sarà stato molto lusingato, però, di aver ricevuto tutte queste attenzioni. No, ma io gli ho detto, guarda, scusami, ma ti abbiamo fotografato, cioè ci siamo, te l'abbiamo detto. E lui si è un po' imbarazzato, ma poi ha capito che ci era piaciuto e che quindi va bene. Cioè, insomma, non è che abbiamo fatto niente. No, poi non c'è stato un dopo. Non c'è stato, ancora no. Come sempre, com'è la frase... Mai porre rimini della provvidenza. Paola Quattrini. Io non ballo. Dai, perché non suoni? Mi sembra già di sentirlo. Oh, scusami, Lella, ho sbagliato, perdonami. Siamo stupide noi donne, tutte, da sempre, cominciando da Eva. Eva, poverina. Ha messo al mondo dei figli, ha lavato, ha cucinato e poi niente, nessuno la nomina, nessuno la ricorda più. Sì, nessuno la nomina, tranne quando la macchina non parte, allora sì, ma con certi aggettivi. E avanti, chiama, lo so che sei lì. Il marito è quella cosa che ti riempie la giornata, ma da quando sono sposata se n'è andata e non c'è più. Spumeggianti come i demise, per 3 anni e forse più, predicarono in TV questo assurdo da un pa, da un pa, da un pa, da un pa.
ma adesso un momento di leggerezza, sappiamo Kafka, sì, va bene, sì, però sì, anche dopo dire. Kafka dopo la pandemia, diciamo, sì, così. Dopo la pandemia. Dopo la pandemia possiamo riprendere in mano le Metamorfosi. Senti, domanda. Gli uomini, o quantomeno le relazioni, tra donne si parla di uomini, no? Ecco, le peggio cose, ci diciamo. Tipo? No, cose ripetibili, ovviamente. Diciamo che la pensiamo abbastanza allo stesso modo anche su questo. Cioè? Vai tu. Vado io. Non, sai, quando poi ci si abitua a stare da soli, è duro dover condividere uno spazio... Insomma, devono essere brevi, spazi brevi, capito? Spazi perché brevi. Io sono curioso di sapere la signora Quattrini, che idea si è fatta degli uomini, lei? Degli uomini? No, sì. Sono, per carità, un oggetto interessante, faccio finta. Però io mi trovo meglio con le donne. E, c'è più complicità, mi sento più rilassata. Non sei giudicata. Invece magari con l'uomo dice, ma... sei un po' cretina. Vabbè, però tu un uomo che ti giudica non è che ha vita lunga con te. No, nessuno ha vita lunga con me. Lo capisci, però è una donna totalmente libera, indipendente. E che cosa invece tu hai consigliato a Paolina, come la chiami? In realtà noi non è che ci... cioè lei mi consiglia un sacco perché mi aiuta in tante cose. Io non credo anche di lei... consigliarla. Cioè le cose... Tecnologicamente sì, sono a zero. Un po' cui... con i social, ci divertiamo un sacco a fare... Sì. No, vabbè, però ci parliamo, ci consigliamo anche sulle questioni comunque. No, ma di anche cose serie. Anche sì, anche tipo se abbiamo un qualsiasi problema serio. Anche di famiglia, certo. Di cose. Che cosa avete scoperto di voi stesse che non sapevate prima grazie alla vostra amicizia? O avete avuto conferme? Ma io sinceramente non è che sapessi moltissimo di Paola, oltre al fatto che era una grandissima attrice. Quindi non c'era un pregiudizio? No. No, a me quello che mi è piaciuto di lei è che non è una persona superba. Cioè io immaginavo, perché io sono diventata amica anche di altre colleghe, sono amica di altre colleghe. Ho capito colleghe. Che qui c'è un legame speciale. Però perché poche persone, magari una come lei... Figa come lei, dai, una se la tira, no? Invece lei non se la tira per niente. Jessica dietro è bellissima. Lei è l'amore di mia mamma. Come mia mamma invece, quando vede l'ambara. Ma, e invece grazie. Non se la tira per niente, capito? È una persona molto, molto semplice, molto vera. Molto... Peraltro lo voglio ricordare io perché è una cosa carina che ha fatto durante la pandemia, la volontaria, la prima ondata, la volontaria alla Croce Rossa. Ancora? Ma continua? Lo fai ancora, ecco, sì, brava. Sì, lo ricordo perché così magari anche qualcun altro se vuole prendere esempio, insomma, ma è un bene. Modo per non essere tutti mi dicono brava, ma non essere solo bravi, insomma, è un modo per sentirsi meno inutile in questo momento, capito? Sembra che nel tuo piccolo fai comunque qualcosa per cercare di far finire prima questo periodo. L'ultima domanda: abituarsi a stare da sole è un bene oppure può essere anche, diciamo così, una rinuncia a qualcosa, secondo te, Paola 1 e Paola 2? Ma è bellissimo. Stare da sole. No, è sicuramente bellissimo, però ti perdi anche tante altre cose, però ne guadagni anche altre. Insomma, intanto devi star bene con te stessa. Certo. E devi essere... noi siamo persone fortunate, particolarmente fortunate, perché facciamo un lavoro che ci ha realizzato, che ci fa... Che poi siamo sole per scelta, insomma, perché tu comunque hai una famiglia meravigliosa. Sì, ho un sacco di amici e anche una famiglia, certo. Il concetto di solitudine, si può essere molto più soli in coppia che non... Ah, guarda, sfondiamo una porta aperta. E su questa porta aperta sfondata, io vi dico che ci avete dato una grossa lezione di empowerment, come si dice, non so mai come tradurlo, perché rafforzamento femminile. Esatto, e quindi vi ringraziamo davvero di aver chiacchierato con noi. C'è una cosa che vuoi aggiungere? Sì, volevo aggiungere che proprio a Borgio Verezzi, a luglio, la famosa casa. A parte questo, stiamo preparando questo spettacolo che peraltro è partito da lei. È il compleanno di Marioletta Bideri. Ah, tanti auguri che è la produttrice. No, perché siccome i teatri, come beh, sai, sono chiusi o comunque se aprono con un distanziamento sociale, quindi La Bugia, che era uno spettacolo molto impegnativo anche a livello di costi perché è grande, è stato un attimo accantonato, e Paola, che non si perde mai d'animo, ha detto facciamone un altro, quindi saremo di nuovo quando dovreste cominciare? Ma butteremo a Borgio Verezzi, se quando? Vuoi,
14 luglio. 14. Allora, noi non saremo più in onda, chi sarà in onda qui lo segnaliamo, così vi fa. No, ma tu devi venire, devi andare lì alla casa. Sai da me, ti aspetto io con la finestra che dà nel giardino il cortile. Non pensavo di meritare tanto, ragazze, ve ne sono davvero grata. No, ti divertirai. Di questo dono. Ti divertirai, dai. Grazie. Come la risata. Memo, so che tu le vuoi accanto certo. Piano, ma come si fa? Una tutte così, due. È moderna, moderna. E tutte due, bene tutte fino due. Adesso, come oh, concludere con una, esatto. Una roba terribile. Va io ho messo anche i tacchi alti per essere alta come Paola. Sì. Allora, cercherò di dare il meglio di me stesso. Se, no, vai, due, però, Memo, Paolina, non forfetta di niente. Scusa un attimo, perché già vedi. Sì. Prendi il microfono. Senza il microfono. Scusa, non sono abituata. Intonala tu. Allora, eseguiremo con queste due bellissime Paole la canzone Donna. Tutto si fa per voi. Grazie. Va bene? Donna. Si fa per te tutto pur di piacere a te, tutto per un sorriso, per un sì, per un no, per te, perché sei donna nata per farti amare. Grazie. Grazie.